inutile nasconderlo. Non mi piace fare sport. Non ne sento l'esigenza, mi annoio. Mi sembra di perdere tempo. Non sono una persona competitiva. Faccio la badante e vivo a casa di una signora che ha bisogno di assistenza. Ho una giornata libera a settimana e in quelle ore preferisco uscire a prendere il tè con le amiche. Però ho quasi 50 anni, faccio questo lavoro da quando ne avevo 20 e comincio ad avere male ovunque, specialmente alla schiena. Se n'è accorta la figlia della signora, che mi ha visto fare smorfie a ogni piccolo movimento. Lei fa l'istruttrice di ginnastica e ha cominciato a parlarmi della necessità di rinforzare i muscoli addominali, di imparare a fare movimenti in maniera corretta, eccetera, eccetera. Mi ha detto della palestra dove lavora lei, dove fanno dei corsi apposta per queste cose, ma ho fatto finta che il dolore mi fosse passato. Poi, 2 settimane fa, mi faceva talmente male la schiena che quasi non riuscivo ad alzare me stessa, figuriamoci ad alzare le altre persone. Sono stata dal dottore, che mi ha detto che o trattavo meglio il mio corpo o avrei dovuto smettere di lavorare. E che le manda i soldi a casa poi? Mm-hmm. Così mi sono arresa. Sono andata in questa palestra dove mi stanno insegnando come fare i movimenti e come rafforzare delle fasce muscolari per evitare il dolore alla schiena. Alla fine non è così male come pensavo. E poi, da quando ho iniziato a fare sport, sto talmente tanto meglio che non mi annoio neanche più.